Bella a tutti ragazzi, sono Federico, bentornati sul mio canale YouTube. Nel video di oggi faremo un salto innanzitutto da Dropout, il primo negozio resell di Milano, per vedere un paio di sneakers che magari in passato non sono state rilasciate, sono passate diciamo in sordina, non le avete notate, ma che ora in questo momento si confermano come una delle sneakers che ha acquisito più valore sul mercato del resell. Adesso quindi andiamo a Dropout, però prima vi voglio ricordare che se andate sul mio Instagram, trovate il link in descrizione, potete partecipare a una giveaway con in palio molte sneakers gratuite, potete scegliere quella che volete vincere. Quindi mi raccomando, partecipate, andate dal link sul post, trovate nella descrizione del post tutte le regole per partecipare e vincere Yeezy oppure Nike per Off-White in molti modelli ed anche Jordan. Quindi mi raccomando, andate a partecipare, io adesso vado a Dropout per mostrarvi le sneakers. Eccomi ragazzi, sono tornato da Dropout, oramai è una tappa fissa nei miei weekend. Ciao Andre, come stai? Ciao Fede. Ciao. E per caso c'è Pat che mi deve portare un bel pezzo da far vedere oggi in video? Sì, che su. Pat, ma che c'è Fede? Come saprete... Eccomi. Ciao, ciao Fede. Bello. Già lo sapevo. Tutto bene? Tutto a posto. Eccole qua, come vi avevo detto nella intro del video. Queste sono le Pass the Torch Jordan 1 di Kawhi Leonard. Mi pare si dica Kawhi. Allora, dentro ci sta questa cartolina, potremmo dire, con una descrizione della carriera del giocatore di NBA dorata, e in più qua ovviamente le sneakers. Allora, si tratta di un pezzo, come ho anticipato, che ultimamente dato anche la vittoria di Leonard e dei Raptors è salita vertiginosamente di prezzo. Ha una pelle molto bella, un lamé fatto veramente bene, argentato, metallizzato, e tutti i dettagli in colore oro, quindi a contrasto. Abbiamo qua il fermalacci davanti con scritto 2014 in oro. Altri dettagli sono appunto il suo logo qua con la mano, anche sulla suola. Vedete entrambe le suole. La suola è la tipica Icy Sol che si trova su molti modelli Jordan, che indossandole poi si, diciamo, si scurisce e si ingiallisce. La qualità della pelle è molto alta, come dicevo prima. E qua invece su quest'altra linguetta abbiamo il logo di Jumpman di Jordan. Lace tips in metallo dorati, una scarpa veramente fatta bene che appunto ha raggiunto dei prezzi molto alti, oltre i 3.000 euro per alcune size. Adesso che le abbiamo viste per bene, riponiamo nelle scatole e continuiamo però a parlare di queste fantastiche Jordan 1 rilasciate circa un anno e mezzo fa. Quindi rieccoci qua, che dire, una scarpa veramente veramente figa, è uscita attorno a un anno e mezzo fa e quando era uscita aveva prezzi comunque abbastanza alti rispetto ad altre Jordan, se non quelle in collab con Off-White, perché comunque sia stava attorno, poco dopo l'uscita, sui 700-800 euro. Adesso è schizzata veramente alta, complice la vittoria dei Toronto Raptors a cui Leonard appartiene. E altra cosa importante è che anche la sua sneaker fatta in collab con New Balance, perché appunto adesso non lavora più con Nike, non ha più la sua scarpa signature con Nike per il basket, ma l'ha fatta con New Balance, con cui ha firmato un super contratto. Tra l'altro, dopo che era stata vinta appunto il campionato, hanno rilasciato assieme a New Balance tutta una serie di magliette commemorative apposta per Leonard. Mentre la sneaker che era stata rilasciata prima e che è utilizzata durante il campionato con New Balance, che vediamo qua accanto, ha raggiunto dei prezzi molto alti, che difficilmente si è mai visto una scarpa New Balance avere un resale così alto, a meno che non fossero delle edizioni limitate, delle Made in USA, in collaborazione magari con negozi, ad esempio quelle che sono state rilasciate con Bodega, oppure ce ne sono state varie negli anni passati, quando andava molto di più quella vena delle sneakers, quell'aspetto casual a cui appartenevano anche le varie ASICS, le Gel Light, quelle ad esempio fatte con Ronnie Fig, e appunto anche tutte le New Balance fatte in collab con Ronnie Fig di Heat. Ecco, questa collab fra New Balance e Leonard appunto è arrivata a prezzi molto alti che non si era mai visto ultimamente per delle New Balance, soprattutto nell'ambito basket, proprio mai mai mai. E in più ci sta anche tutta una disputa che si è creata tra Nike e New Balance, perché Leonard non potrebbe più utilizzare il suo logo personale, poiché integrava nel design originale utilizzato da Nike uno swoosh nella mano con
gli artigli. La battaglia legale è ancora in atto, se non sbaglio, quindi si deciderà poi se New Balance con Kawhi Leonard potranno utilizzare questo logo qua, che è quello appunto che identifica il giocatore di basket. Fatemi sapere che ne pensate di questo video, iscrivetevi al mio canale se l'avete già fatto e attivate la campanella. In più trovate in descrizione il mio Instagram, quindi seguitemi. Ci sta la giveaway attiva in questo momento, vi ricordo, come vi ho detto prima, quindi andate a seguirmi e poi andate anche sul profilo Dropout, trovate l'Instagram. Noi ci becchiamo prossimamente, sempre qui sul mio canale. Da Federico Pergi è tutto, e bella a tutti!